Buonasera a tutti. Allora, questa sera io leggerò questo racconto di Kafka, che è stato musicato da Roberto Cima. Ascolterete quindi il racconto e la musica. Il racconto è un racconto che è poco conosciuto. In genere è tradotto come il digiunatore. Io leggo una versione che traduce un artista del digiuno. È uno degli ultimi racconti che ha scritto Kafka. Raramente lo si legge, tranne chi è appassionato di Kafka, proprio perché nella raccolta dei racconti finisce sempre in fondo. E quindi uno che non abbia pazienza di arrivare in fondo al libro dei racconti non ci arriva. È stato scritto nel 1922, e Kafka è morto nel 24, e insieme ad altri tre racconti ha costituito un libricino che Kafka ha preparato e ha voluto pubblicare. Cosa rara, pochissime sono state le cose pubblicate da Kafka in vita, la Metamorfosi, molto nota, e alcune piccole raccolte di racconti giovanili, tutti i grandi libri, America, che si chiama poi Il Disperso, Il Processo, Il Castello, sono rimasti incompiuti e quindi non pubblicati in vita. Kafka aveva chiesto all'amico Max Brod di bruciarli. Max Brod, per fortuna, stimava talmente Kafka che non lo ha fatto e ci sono arrivati a noi, tutti pubblicati dopo la morte di Kafka. L'artista del digiuno è stato invece uno dei pochi che Kafka ha voluto pubblicare. Ha corretto le bozze fino al giorno prima, anzi, sembra, fino a poche ore prima di morire. È morto nel sanatorio di Kirling, vicino a Vienna, mentre correggeva le bozze, Klopstock, questo medico che lo curava, vedeva che piangeva. E poi sembra che ci sia stato questo scambio di battute commoventi, in cui Kafka ha detto: "Oh, dottore, non se ne va, non se ne vada." Klopstock ha risposto: "Non me ne vado." E lui: "Ma sono io che me ne vado." Ed è morto poche ore dopo. E non ha fatto in tempo a vedere il libro Kafka perché ha corretto le bozze e poi appunto è morto. E questo è successo in giugno, il 3 giugno se non sbaglio. E il libro è uscito nell'estate, quindi non ha fatto in tempo a vederlo. Uno dei pochi, una vita molto disgraziata. Il racconto e il libricino pubblicato da Kafka sono di enorme interesse, sono una specie di metaforica autobiografia, mi viene da dire. Questo artista del digiuno, in questo artista del digiuno bisogna un po' vedere lui stesso, Kafka, dove il digiuno è un po' l'arte di scrivere e di digiunare dalla vita. Lo ascolterete e forse tante cose le metterete in relazione a ultime cose che dico. Sul titolo. Il titolo in genere veniva tradotto, sarebbe in tedesco, Hungerkünstler. Sarebbe un Künstler, un artista della fame, del digiuno, però è fatto sul modello di Trapezkünstler, che è un altro racconto di questa piccola raccolta, che sarebbe il trapezista, Trapezkünstler o artista del trapezio. L'artista del digiuno è Hungerkünstler, dovremmo tradurre come
artista del trapezio, trapezista, questo dovrebbe essere il digiunista. Io ho sempre pensato che la parola digiunatore fa troppo pensare a pannella quando digiuna. E se ascolterete il racconto è distantissimo dai digiuni di Pannella. Invece artista del digiuno, come appunto ha tradotto Gabriella De Grandi, che è la traduttrice, dà più ragione degli altri racconti che sono assieme a questo. Negli ultimi decenni l'interesse per gli artisti del digiuno è alquanto diminuita. Mentre una volta valeva la pena allestire grandi spettacoli di questo genere, oggi è del tutto impossibile, erano altri tempi. A quell'epoca tutta la città si interessava all'artista del digiuno. C'erano abbonati che sedevano giornate intere davanti alla piccola gabbia con le sbarre. Col bel tempo la gabbia veniva trasportata all'aperto e allora era soprattutto ai bambini che si mostrava l'artista. Se per gli adulti era spesso solo un divertimento cui partecipavano perché era di moda, i bambini guardavano stupefatti, a bocca aperta, tenendosi per la mano, per sicurezza, mentre egli, pallido, nella maglia nera, con le costole che sporgevano in modo impressionante, disdegnando perfino una sedia, stava seduto sulla paglia sparsa qua e là. Rispondeva alle domande, a volte con un cenno cortese del capo, a volte con un sorriso forzato, e allungava anche un braccio attraverso le sbarre per far palpare la propria magrezza. Ma poi tornava a sprofondare completamente in se stesso, senza occuparsi più di nessuno, neppure del battito dell'orologio, unico arredo della gabbia, limitandosi a guardare davanti a sé con gli occhi semichiusi e a sorseggiare di tanto in tanto un goccio d'acqua da un minuscolo bicchierino per inumidirsi le labbra. Oltre ai vari spettatori c'erano anche guardiani fissi, scelti dal pubblico, i quali, caso strano, erano di solito macellai e avevano il compito di tenere d'occhio l'artista giorno e notte perché non si nutrisse in qualche modo di nascosto. Ma questa era solo una forma per tranquillizzare la folla, perché gli iniziati sapevano bene che durante il digiuno l'artista non avrebbe mangiato neppure un boccone, mai, a nessun costo, nemmeno se lo avessero costretto. Lo vietava il rispetto della sua arte. Certo, non tutti i guardiani potevano capirlo. A volte c'erano gruppi di guardiani notturni che sorvegliavano con molta negligenza, si riunivano di proposito in un angolo lontano e si sprofondavano in partite a carte, con l'evidente intenzione di concedere all'artista la possibilità di fare uno spuntino,
che pensavano riuscisse a tirar fuori da una qualche provvista segreta. Per l'artista nulla era più tormentoso di simili guardiani. Lo immalinconivano, gli rendevano terribilmente difficile il digiuno. A volte vincevano la propria debolezza e durante la veglia cantava finché aveva fiato, per dimostrare a quelle persone quanto fossero ingiuste a sospettare di lui. Ma serviva poco, loro si meravigliavano soltanto della sua abilità nel mangiare anche mentre cantava. Preferiva di gran lunga i guardiani che si sedevano proprio vicino alle sbarre e lo illuminavano con le torce elettriche. La luce cruda non lo disturbava, tanto non poteva dormire. E comunque riusciva sempre ad appisolarsi un po' con qualsiasi illuminazione a qualunque ora, anche nelle sale piene di gente e di frastuono. Era dispostissimo a passare la notte in compagnia di simili guardiani senza chiudere occhio. Era pronto a scherzare con loro, a raccontare storie della sua vita errante, ad ascoltare a sua volta i loro racconti, e tutto solo per tenerli svegli, per poter dimostrare continuamente che nella gabbia non aveva nulla da mangiare e che digiunava come nessuno di loro sarebbe stato capace di fare. Ma mantenevano tuttavia i loro sospetti. Nessuno era in grado di trascorrere tutti quei giorni e quelle notti in veste di guardiano accanto all'artista, quindi nessuno poteva sapere se il digiuno fosse stato davvero ininterrotto e assoluto. Ma c'era un'altra ragione per la quale non era mai soddisfatto. Forse non era dimagrito così per il digiuno, forse era dimagrito così unicamente per la scontentezza di sé. Egli solo sapeva infatti quanto fosse facile digiunare. Era la cosa più facile del mondo. Non lo nascondeva nemmeno, ma non era creduto. Nel migliore dei casi lo si riteneva modesto o avido di pubblicità o addirittura un imbroglione. L'artista doveva sopportare tutto questo. Nel corso degli anni ci si era perfino abituato. Ma dentro di sé l'insoddisfazione lo rodeva sempre, né mai dopo nessun periodo di digiuno aveva lasciato la gabbia di sua spontanea volontà. Come tempo massimo di digiuno l'impresario aveva fissato 40 giorni, non consentiva mai di superarli, neppure nelle metropoli, e per una buona ragione. Per esperienza si poteva accrescere l'interesse di una città per circa 40 giorni, dopodiché il pubblico non rispondeva più, si notava una sensibile diminuzione nell'affluenza. Allora il 40° giorno la porta della gabbia inghirlandata di fiori veniva aperta, una folla di spettatori entusiasti si riversava nell'anfiteatro,
Una banda militare suonava, due medici entravano nella gabbia, si annunciavano i risultati alla sala con un megafono e infine arrivavano due giovani signore felici di essere loro e cercavano di condurre l'artista dalla gabbia giù per alcuni scalini fino a un tavolino sul quale le ha servito un pasto da malati, preparato con cura. A quel punto l'artista si ribellava sempre. Non voleva alzarsi. Perché smettere proprio adesso, dopo 40 giorni? Avrebbe resistito ancora a lungo, per un tempo infinito. Perché smettere proprio adesso che era il culmine, anzi, non ancora al culmine del digiuno? Perché si voleva privarlo della gloria di continuare a digiunare, di diventare non solo il più grande artista del digiuno di tutti i tempi, che forse lo era già, ma di superare addirittura se stesso fino all'inverosimile, poiché sentiva che la sua capacità di digiunare era illimitata. Perché quella folla aveva così poca pazienza con lui? E poi stava bene seduto lì, sulla paglia, e invece doveva rizzarsi per quanto era alto e lungo e andare verso quel cibo il cui solo pensiero gli dava una nausea che soffocava a fatica soltanto per riguardo alle signore. Elevava lo sguardo agli occhi di quelle signore e scuoteva la testa troppo pesante per quel debole collo. Ma poi accadeva ciò che accadeva sempre. Arrivava l'impresario, alzava le braccia sull'artista senza dire una parola, come per invitare il cielo a guardare la sua opera lì sulla paglia, quel martire compassionevole che l'artista era in effetti. Lo prendeva per la vita sottile, con cautela esagerata, per far credere di avere a che fare con una cosa quanto mai fragile. E non senza averlo scosso un po' di nascosto, sicché l'artista oscillava di qua e di là le gambe e il busto in modo incontrollato, lo consegnava alle signore che nel frattempo erano diventate pallide come la morte. Ormai l'artista sopportava tutto. La testa ciondolava sul petto, il corpo era incavato, le gambe si serravano per istinto di conservazione, raspavano il terreno come lo stessero cercando. E tutto il peso del corpo, seppur molto lieve, gravava su una delle signore che, cercando aiuto con il respiro affannoso, allungava il collo quanto più possibile per salvare almeno il viso dal contatto con l'artista. Ma poi, visto che non ci riusciva e la sua più fortunata compagna non le veniva in aiuto, scoppiava a piangere tra le risa estasiate della sala e doveva essere sostituita da un inserviente pronto da un pezzo. Poi veniva il pasto, di cui l'impresario faceva ingoiare qualche boccone all'artista caduto in un dormiveglia simile a un deliquio. Mentre lui chiacchierava allegramente, quindi si faceva un brindisi al pubblico, brindisi che l'impresario diceva essergli stato sussurrato dall'artista. La banda sottolineava il tutto con una fragorosa fanfara. Il pubblico si disperdeva e nessuno poteva dirsi deluso dallo spettacolo. Nessuno, solo l'artista, sempre e solo lui. Thank you.
così aveva vissuto molti anni, con brevi intervalli di riposo, in un apparente splendore, eppure quasi sempre in uno stato d'animo tetro, sempre più tetro, perché nessuno riusciva a prenderlo sul serio. Che cosa poteva ancora desiderare? E se per caso una persona di buon cuore cercava di spiegargli come la sua tristezza nascesse probabilmente dal digiuno, poteva accadere che l'artista rispondesse con uno scoppio di furore e incominciasse a scuotere le sbarre come un animale, con gran spavento di tutti. Ma per simili evenienze l'impresario aveva una punizione. Scusava l'artista davanti al pubblico riunito, ammetteva che il suo comportamento era perdonabile. L'irascibilità era dovuta al digiuno. Veniva poi a parlare di quanto asseriva l'artista, ossia che era in grado di digiunare molto più di quanto non digiunasse. Lodava il nobile intento, la buona volontà, la grande abnegazione, ma cercava poi di confutarlo limitandosi a mostrare delle fotografie in cui si vedeva l'artista al 40° giorno di digiuno a letto, quasi spento dalla spossatezza. Tale distorsione della realtà ogni volta riusciva a snervarlo, era troppo per lui. Quello che era la conseguenza della fine anticipata del digiuno veniva presentata qui come la causa. Contro questo universo di incomprensione era impossibile combattere. Ogni volta era rimasto ad ascoltare l'impresario con fiducia, avidamente attaccato alle sbarre, ma quando comparivano le fotografie lasciava la presa e ricadeva sulla paglia, e il pubblico tranquillizzato poteva riavvicinarsi a osservarlo. Nel frattempo si era verificato quel mutamento radicale che si è detto. Un giorno l'artista, così viziato dal successo, si vide abbandonato dalla folla smaniosa di divertirsi, che accorreva piuttosto agli altri spettacoli. Ancora una volta l'impresario corse con lui per mezza Europa, per vedere se qua e là non rispuntasse l'interesse di un tempo. Tutto inutile. Si era sviluppata ovunque addirittura un'avversione per il digiuno come spettacolo. Cosa doveva fare l'artista a quel punto? Chi era stato acclamato da migliaia di persone non poteva esibirsi in baracconi di piccole fiere. E per intraprendere un'altra professione l'artista non solo era troppo vecchio, ma soprattutto troppo fanaticamente dedito al suo digiuno. Così congedò l'impresario, il compagno di una carriera senza pari, e si fece ingaggiare da un grande circo. Non guardò neppure le clausole del contratto. Un grande circo, con tutta quella infinità di persone, animali, attrezzature, può utilizzare chiunque in qualsiasi momento, anche un artista del digiuno, purché abbia esigenze modeste. E inoltre non era solo l'artista a essere ingaggiato, ma anche il suo nome da tempo famoso. Anzi, quest'arte non declinava con l'avanzare degli anni, al contrario,
L'artista assicurava che avrebbe digiunato come prima e perfino che se lo avessero lasciato fare, solo ora avrebbe stupito il mondo. Un'affermazione che tuttavia, considerato il clima del momento, suscitava un sorriso nella gente del mestiere. Ma in fondo anche l'artista del digiuno si rendeva conto della realtà delle cose e riteneva ovvio che non lo mettessero con la sua gabbia al centro della pista come attrazione principale, ma fuori, in un punto peraltro facilmente accessibile, vicino alle stalle. Grandi scritte dipinte a colori incorniciavano la gabbia e annunciavano quello che c'era da vedere. Quando negli intervalli dello spettacolo il pubblico si accalcava verso le stalle per guardare gli animali, era quasi inevitabile passare davanti all'artista e fermarsi un poco. Forse qualcuno avrebbe indugiato più a lungo se nello stretto passaggio le persone che venivano dietro sul percorso alle agognate stalle non avessero impedito una visita più lunga e tranquilla. Nei primi tempi non vedeva l'ora che arrivassero gli intervalli. Guardava incantato la folla che si avvicinava, ondeggiando, finché ben presto si convinse che per lo più nelle intenzioni erano tutti, nessuno escluso, sempre e solo visitatori delle stalle. Passata la massa del pubblico giungevano i ritardatari, cui nulla impediva di fermarsi quanto volevano, e invece allungavano il passo senza dargli un'occhiata per arrivare in tempo agli animali. E non capitava molto spesso il caso fortunato di un padre di famiglia che, giunto con i figlioli, indicava col dito l'artista spiegandone i dettagli di cosa si trattava, raccontando degli anni passati, quando aveva assistito a spettacoli simili ma incomparabilmente più grandiosi. E allora i bambini, a causa della scarsa preparazione ricevuta dalla scuola e dalla vita, cosa significava per loro digiunare, restavano lì senza capire. Forse, si diceva talvolta all'artista, le cose sarebbero andate un po' meglio se il suo posto non fosse stato così vicino alle stalle. Il pubblico era troppo facilitato nella scelta, per non parlare del fatto che le esalazioni delle stalle, l'irrequietezza notturna degli animali, il trasporto dei pezzi di carne cruda per le belve, i ruggiti durante i pasti, erano un grande tormento e lo angustiavano di continuo, ma non osava rivolgersi alla direzione. In fin dei conti doveva agli animali la folla dei visitatori, tra i quali poteva capitarne uno destinato a lui, e chissà dove lo avrebbero cacciato se avesse richiamato l'attenzione sulla propria esistenza e quindi anche sul fatto che a rigore rappresentava solo un ostacolo sulla via che portava alle stalle.
Un ostacolo però che diventava sempre più piccolo. Ci si abituò alla stranezza di voler richiamare l'attenzione su un artista del digiuno e questa abitudine significò la sua condanna. Poteva digiunare quanto voleva e lo faceva, ma nulla poteva ormai più salvarlo, nessuno si curava di lui. Prova a spiegare a qualcuno l'arte del digiuno. A chi non la sente non la si può far capire. Le belle scritte diventarono sporche e illeggibili, furono strappate. A nessuno venne l'idea di sostituirle. La lavagnetta con i giorni di digiuno effettuati, che all'inizio veniva aggiornata con cura, era sempre uguale ormai da lungo tempo, perché il personale ne aveva avuto abbastanza anche di quel piccolo lavoro. Sicché l'artista continuava a digiunare come aveva sognato una volta e ci riusciva così senza fatica, come aveva predetto allora. Ma nessuno contava i giorni. Nessuno, neppure l'artista, sapeva quanto grande fosse ormai la sua impresa e il suo cuore si fece pesante. Lui lavorava onestamente. Era la gente a defraudarlo della ricompensa.
Passarono ancora molti giorni e anche questo ebbe fine. Una volta un guardiano notò la gabbia e chiese agli inservienti perché si tenesse lì, inutilizzata, quella gabbia ancora buona, con la paglia marcia dentro. Nessuno lo sapeva, finché qualcuno, con l'aiuto della lavagnetta, si ricordò dell'artista del digiuno. Smossero la paglia con delle pertiche e dentro ci trovarono l'artista. «Continui a digiunare?» chiese il guardiano. «Quando ti deciderai a smettere?» «Perdonatemi tutti!» sussurrò l'artista. Solo il guardiano, che teneva l'orecchio appoggiato alla sbarra, lo sentì. «Certo!» disse il guardiano, portando il dito alla fronte per far capire agli inservienti lo stato dell'artista. «Ti perdoniamo!» «Ho sempre voluto che ammiraste il mio digiuno», disse l'artista. «Lo ammiriamo, infatti», disse condiscendente il guardiano. «E invece non dovete ammirarlo». «Allora non lo ammiriamo», disse il guardiano. «Ma perché poi non dovremmo ammirarlo?» «Perché io devo digiunare, non posso fare altrimenti». «Ma guarda un po', e perché non puoi fare altrimenti?» «Perché?» disse l'artista e alzò appena la testina e con le labbra appuntite come un bacio parlò proprio dentro l'orecchio del guardiano affinché nulla andasse perduto. «Perché non riuscivo a trovare il cibo che mi piacesse. Se lo avessi trovato, non avrei fatto tante storie e mi sarei rimpinzato come te e tutti gli altri». Furono le sue ultime parole, ma negli occhi spenti c'era ancora la salda, anche se non più fiera, convinzione di continuare a digiunare. «Adesso però mettete in ordine», disse il guardiano. E l'artista fu sotterrato insieme alla paglia. Nella gabbia ci misero una giovane pantera. Fu un bel sollievo vedere quella belva selvaggia rigirarsi nella gabbia tanto a lungo deserta. Non le mancava nulla. Il cibo che le piaceva glielo portavano i guardiani senza stare a pensarci troppo. Pareva che non le mancasse neppure la libertà. Quel nobile corpo, dotato di tutto e teso all'inverosimile, sembrava portare con sé anche la libertà, nascosta in qualche punto della dentatura. E dalle sue fauci scaturiva con tanto ardore la gioia di vivere che per gli spettatori non era facile reggervi. Circondavano la gabbia e non volevano saperne di muoversi di lì. Thank you.
Roberto, l'autore delle musiche, Roberto Cino.